Ciao ciao amici, bentornati con noi. Come state? Noi stiamo abbastanza bene. Qui c'è il piccolo Ray con me che è appena guarito. Sapete, è stato molto male con i dentini. Adesso è molto felice, vedete, mi fa le coccole perché non gli sembra vero di star bene. Ma cosa facciamo oggi insieme, amici? Oggi volevo fare con voi una cosa diversa. Sapete la mia passione per le bambole, per le Barbie. E allora ho trovato su Amazon una Barbie a soli a soli 10 euro, ragazzi. E allora cosa ho fatto? Ho voluto un po' metterci le manine, ossia ho provato a modificare un po' il suo volto, dandogli un po' più di trucco forse, e poi ho sistemato anche un po' i suoi capelli e gli ho messo un po' di smalto e insomma, ragazzi, non sto qua a dirvi tutto, andiamo subito a vedere cosa ho fatto e qual è stato il risultato. Ed eccola qui, amici, è la Barbie carrozzina, vedete? Infatti ecco qua, danno in dotazione questa carrozzina, vabbè, quando volete far finta che sia malata. E comunque è molto bella perché è tutta snodata, ma guardiamo subito i suoi capelli, non sono molto belli. Adesso provo a farvela vedere. Non so se riuscite a vedere anche da dietro. Vedete le punte qua? Che sbeccano tutti, sembrano bruciati come, no? Non hanno una forma definita. Quindi dobbiamo munirci di un pettine a coda, un po' come questo. E anche di questi becchi. Sono piccoli e ci permettono di poter dividere i capelli della Barbie molto facilmente. Poi abbiamo bisogno di una piastra che non scaldi troppo. Questa piastra va bene perché non è una piastra di grande potenza, non scalda tanto. Comunque adesso prendiamo la nostra Barbie, la posizioniamo come dalla parrucchiera e ci prendiamo il nostro pettine che abbiamo preparato prima e cominciamo a dividere i capelli malconci. Ok, la parte davanti la spingiamo oltre le sue spalle e cominciamo a fare la prima divisione sopra il suo collo. Partiamo sempre dal basso per passare la piastra. Faccio anche le due divisioni come sulla testa reale e tiro su le due ciocche con i becchi. Non sta seduta questa ragazzina. Piastra scaldata e anche la spegniamo, vedete? Ok, la spegniamo, non l'ho fatta arrivare comunque a temperatura, mi sono tenuta veramente bassa. Adesso col nostro pettine pettiniamo i capelli togliendo tutti i nodi e passiamo la piastra dopo aver passato il pettine, possibilmente, se ci riusciamo. Si andrebbe bene in realtà tenendo la Barbie in mezzo alle gambe, ma per motivi di video faccio un po' fatica. Voi vedete, già cominciano a prendere forma. Adesso mi inventerò come bloccarla e farvi vedere. Ok, ho trovato il metodo, vedete, si sono allisciati quasi quasi. Diamo un'altra passatina e poi proseguiamo con il resto delle ciocche. Guardate,
Non pensavo, ragazzi, tanti anni fa non pensavo che si potessero passare i capelli delle Barbie in piastra. Ora sono anche tagliati male, comunque. Poi magari li raddrizziamo. Passiamo alla prossima ciocca e così via. Eccoci qua, vedete? La piastra comincia a non essere abbastanza calda, quindi la riaccendo, vedete? Però non la faccio arrivare a temperatura, mi raccomando, eh? Mi raccomando di non far arrivare la piastra a temperatura. Se non avete una piastra da poter regolare, dovete usarla veramente appena appena calda, sennò rischiate di bruciare i capelli alla vostra Barbie. Ed eccoci qua, abbiamo passato tutti i capelli con la piastra. Sono riuscita a dare un po' di ondulazione nella zona frontale. E comunque, ecco, ragazzi, se volete provare, provate, ma magari su una Barbie vecchia già rovinata, così che vedete che belli. Se dovessero rovinarsi, almeno non è una Barbie nuova. Ci siamo divertiti con i suoi capelli, ora passiamo al suo volto. Abbiamo bisogno di colori acrilici e dei pennelli molto sottili. Io ho questi a casa e va bene. Inizierò lavorando sull'occhio prima. Possiamo anche usare delle classiche ciprie per fare un po' di fard. Comunque noi ci concentriamo sugli occhi. Allora prendo un po' di bianco perché vorrei illuminare un po' il suo volto e comincio nella palpebra a dare questa sfumatura come se fosse ombretto, vedete? Prima un occhio e poi l'altro. E già con così poco è cambiata moltissimo, il suo sguardo è più luminoso. Adesso vorrei un po' creare quella sorta di ombra che c'è nella palpebra, dove finisce la palpebra, quindi nell'arcata superiore, vedete? Cerchiamo di mettere una sorta di color sabbia, no? Tanto da formare un po' di ombra. Non vi preoccupate se le ciglia vengono cancellate, vedete che vengono cancellate, perché tanto poi torneremo a ricrearle con il colore nero e le faremo anche più lunghe. Il risultato è un po' marcato, quindi lo sfumo un po' così con il dito, vedete? Così che si disperde un po'. Eccola qui, questo è il risultato. Proviamo adesso a dare un po' più di profondità mettendo nella parte vicino alle sopracciglia un po' di colore chiaro. Dopo andremo sempre a sfumare cotone, cotton fioc, come abbiamo fatto prima. E ragazzi, ci sarebbe anche la possibilità di usare le matite acquarabili che io adesso non ho, non ho mai provato. E proverò e vi dirò. Intanto dobbiamo un po' adattarci oggi. Ok, fatto questo, vorrei dare anche un po' di profondità nella parte bassa dell'occhio, proprio vicino alle ciglia. Vediamo se ci riusciamo. Ecco, per fare questi dettagli va proprio bene la matita acquarabile che presto comprerò su Amazon. Però comunque, ecco, se state leggeri, anche con i colori acrilici molto diluiti, vedete? Viene già sfumato, vedete? È molto più realistico così il suo volto.
E adesso la parte che mi piace di più in assoluto, fare le ciglia lunghe. Adoro il mascara. Mascara nel volto di una donna in assoluto. Poi tutto il resto può anche non esserci, ma il mascara, sì ragazzi, guardate come diventano lunghe le sue ciglia. Ok, vogliamo parlarne? Sembra che se le sia rifatte, ragazzi. Io esagero sempre un po', eh. Comunque va a gusto e potete fare come piace di più a voi, ovviamente. Diamo un piccolo tocco anche nelle ciglia sotto, appena appena, senza esagerare. E poi ci occupiamo anche dell'altro occhio. Allora, il risultato è bellissimo, ragazzi, vedete? I suoi occhi sono molto più espressivi. Ho aggiunto anche dei piccoli punti luce nella parte azzurra, vedete? Ma tenetevi forti perché sta per succedere qualcos'altro, questa volta alla sua bocca. Guardate. Wow! Abbiamo cambiato un po' la forma della sua bocca, aumentandola nella parte inferiore. Bellissima! E lo smalto come il rossetto. Di solito nessuna Barbie ha lo smalto. Che dire, ragazzi, ha acquistato davvero valore. Vi piace? Lasciate un like. Ta-da! Vi piace? Questo è il set degli short di Barbie. Sapete quei video brevi che potete trovare adesso su YouTube o come li potete vedere anche tipo su TikTok, no? E ecco, qui ci sono tutte le Barbie che di solito utilizzo e il set, in più la Barbie nuova che avete visto che ho messo a posto. Cosa ne dite? Vi piace? Vi è piaciuta anche la Barbie? Proverete anche voi a fare una cosa così? Se provate e se vi siete poi alla fine divertiti, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E io vi saluto e vi aspetto per la prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Ciao ciao!